Un giorno rimedierò tutti questi problemi di audio, ve lo prometto. Ma non è questo giorno, non è questo il mese, neanche l'anno probabilmente. Adventure Time o Steven Universe? Due cartoni animati della Cartoon Network dal successo enorme a livello internazionale. Ho visto molti fan di Steven Universe o di Adventure Time criticare l'altra serie. Generalmente i fan di Adventure Time criticano il modo in cui Steven Universe è troppo femminile e sentimentalistico. Dall'altro lato abbiamo i fan di Steven Universe, abituati a una trama molto lineare, che non riescono a comprendere Adventure Time e che quindi pensano che sia una serie più per bambini, più infantile rispetto a Steven Universe. Signori, io le ho viste tutte e due e vi posso assicurare che non è così. Per chi non conoscesse una delle due serie, Adventure Time, creata da Pendleton Ward nel 2010, la Cartoon Network se la stava passando molto male. Dopotutto, la Cartoon Network negli anni 90 si era distinta per essere l'unica casa di produzione americana a pensare prodotti di qualità, ma che non fossero copiati in alcun modo dalla Disney. Sebbene esistessero già la Studio Ghibli, la DreamWorks, ancora erano troppo legate al concetto di Disney oppure di non ce ne frega un cazzo, non facciamo vedere a nessuno questi film perché facciamo finta che non esistano. E quando la Cartoon Network nel 2010 si era ritrovata con un sacco di cartoni animati che non ha guardato assolutamente nessuno, soprattutto in Italia, beh, o si trovava una buona idea o niente. Ed è qui che arriva Ward, che con Adventure Time riesce a riportare finalmente la Cartoon Network ad essere una delle più grandi case di produzione di piccole serie televisive. Ed è così che abbiamo Adventure Time. Di che parla? Di un mondo post-apocalittico dove ci troviamo a metà fra il Medioevo e la favola. Seguiamo le avventure di un ragazzino chiamato Finn e del suo cane magico chiamato Jake, che si ritrovano ad affrontare un'infinità di situazioni strane che inizialmente sembrano senza senso, ma che con il passare del tempo inizieranno ad avere sempre di più una logica. E capiremo anche perché stiamo seguendo proprio questi due. La serie da un lato cerca di insegnare i valori più basilari ai ragazzini, dalle cose come rispettare le regole al come funziona una relazione, e dall'altro lato fenomeni simbolistici e mitogenici provenienti da archetipi, sto usando parole a caso, ok? In realtà Adventure Time raggiunge livelli molto molto complicati, ma non tutti lo sanno. Anche Steven Universe è stato innovativo proprio come Adventure Time e fondamentale per la Cartoon Network. Al contrario di Adventure Time, però, è creato da una donna. Se in questa casa di produzione Ward era già abbastanza affermato, la Sugar era abbastanza nuova ai progetti. L'unico cartone animato a cui aveva effettivamente lavorato era, beh, Adventure Time. E la Sugar propone un cartone animato completamente diverso, dai significati più evidenti e dalla trama più lineare e classica. Nonostante ciò, sconvolgente e ricca di significato, con forti questioni emotive che Adventure Time non riuscirà mai ad avere. Steven Universe parla di questo ragazzino che va a vivere con le Crystal Gems, un gruppo di ragazze simili a Sailor Moon, Miu Miu, Doremi o anche solo alle Winx, ognuna delle quali ha un potere derivante dalla sua gemma e che proteggono il mondo da delle bestie terrificanti. In realtà le cose non sono affatto così semplici. Si scoprirà infatti che dietro tutto questo c'è un piano molto molto più complicato e molto più serio. Ed è così che la serie inizia a prendere sfumature sempre più complicate, iniziando a parlare anche di filosofia, di sessualità, in modo anche molto esplicito, e di mille questioni che scoprirete nel corso della serie. Ma se state guardando questo video, probabilmente è per il confronto fra i due. Iniziamo parlando dei difetti. Il principale difetto di Adventure Time è che gli episodi sono in disordine. Voi non potete seguire gli episodi dal primo all'ultimo e pensare di trovare una trama lineare. Gli episodi possono essere ambientati in un'epoca fissa, ma possono essere ambientati anche 1000 anni fa, oppure fra 1000 anni. Possono essere ambientati in qualsiasi epoca di questo mondo, in qualsiasi dimensione alternativa a questo mondo, già perché alcuni episodi, quasi senza motivo, sono ambientati in un altro luogo, con altri protagonisti, oppure con altre versioni degli stessi protagonisti, fatte addirittura in tecniche diverse, dalla stop motion alla computer grafica. Il difetto degli episodi di Steven Universe è però che servono 52 episodi prima che la trama abbia davvero inizio. Infatti, per i primi circa 50 episodi abbiamo più una descrizione della situazione. I primi 23 episodi sono di pura spiegazione dei personaggi e del contesto. E i successivi 26 ti preparano a quello che succederà per il resto della serie. Arrivati a questo punto, la serie scorre liscia. Ovvio, gli episodi che sto criticando non è che siano brutti,
ma impediscono allo spettatore medio di comprendere la profondità della serie. Dall'altro lato abbiamo Adventure Time, dove tutti gli episodi, fin dal primo, sono densi di significato, ma effettivamente non è detto che inizino con l'inizio dell'episodio. A volte capitano episodi che sono la parte 2 di un altro episodio che abbiamo visto 3 stagioni prima. Oppure capita di vedere episodi che in realtà sembrano non avere senso e che sono in realtà un sogno collegato a un altro episodio. Oppure l'episodio può iniziare dalla metà della situazione e non arrivare fino alla conclusione, e quindi essere un episodio a metà, senza che ci sia da nessuna parte un episodio di inizio o un episodio di fine, ma che sono semplicemente così come sono. Inoltre, Adventure Time è vittima di un pessimo doppiaggio. Qualsiasi doppiaggio può essere criticato, su questo siamo tutti quanti d'accordo. Ed è rarissimo che io critichi un doppiaggio, perché, i doppiatori italiani sono bravi. E non ci piove. Ma se con Steven Universe i problemi di doppiaggio sono scene un po' meno potenti, recitazioni leggermente più normali e meno eclatanti, in Adventure Time è un disastro. Abbiamo personaggi che nella versione originale hanno una voce seria e adulta, che nella versione italiana hanno una voce stridula e gracidante. Le canzoni sono un disastro. Abbiamo canzoni, magari non troppo serie, ma comunque normali, che vengono trasformate in parodie. Canzoni che nella versione originale sono orecchiabili, a cui sono state tolte le rime e dove i personaggi stonano apposta per cercare di far ridere. Inoltre Adventure Time è vittima di tantissime censure nella versione italiana. Ci sono interi blocchi di episodi che sono scomparsi nel nulla, intere questioni a cui si accenna in episodi successivi che nella versione italiana non ci sono. Basta pensare a tutti gli episodi legati alla cittadella o al braccio di fine, spariti nel nulla. In Steven Universe abbiamo invece pochissime censure, non perché non ci sia nulla che sia potenzialmente censurabile, ma perché la serie è stata presa più sul serio e quindi sono permessi linguaggi anche un po' più intelligenti. Ma è anche vero che i personaggi di Rebecca Sugar sono semplici da gestire. Si tratta di personaggi a tutto tondo, molto complessi, che non si limitano ad essere il mentore, l'antagonista o il protagonista. Non esiste nessuno di cattivo. E sebbene i colpi di scena di Steven Universe siano molto più sconvolgenti rispetto a quelli di Adventure Time, in realtà Steven Universe resta una serie molto molto lineare e tipica. Non ha nulla che sia particolarmente sconvolgente, è semplicemente una serie fatta benissimo. Adventure Time è un'altra serie fatta benissimo. È un'altra serie che si potrebbe dire quasi senza difetti. Quasi la perfezione. Ma è anche vero che Adventure Time è stato pionieristico. Insomma, metà di ciò che Steven Universe ha di buono arriva da Adventure Time. È una cosa triste da dire, ma effettivamente più della metà dei pregi di Steven Universe arriva da Adventure Time. Adventure Time infatti si dimostra molto, molto più densa di significati. Abbiamo molti più simboli, molti più riferimenti. L'unico motivo per cui non ho mai fatto un 100 curiosità su Adventure Time è che ce ne vorrebbero almeno 4.000. Sono davvero troppe, così tante che nemmeno io ho voglia di leggermele tutte. Se in un solo episodio di Steven Universe, in un solo personaggio, ci sono anche 1.000 simboli, in Adventure Time ce ne sono così tanti che suppongo che nemmeno i creatori li sappiano tutti. Ogni singola scena è un riferimento a un film, a un videogioco, a un libro. Si fanno riferimenti a mite, leggende, a favole, a religioni, a qualsiasi cosa vi venga in mente. È una cosa incredibile. A questo aggiungiamo le scene strappalacrime. Sebbene Steven Universe sia molto più evoluto e ricercato in fatto di emozioni da trasmettere allo spettatore, è anche vero che i momenti clou di Adventure Time sono molto, molto, molto intensi. Basti pensare alla storia di Simon e Marceline. Chi non ha pianto? Dall'altro lato, le animazioni e i disegni di Adventure Time non potranno mai competere con quelli di Steven Universe, che con pochissimi frame riescono a ottenere molto di più. Abbiamo personaggi molto più tridimensionali, ambienti molto più saporiti. Sentiamo davvero il sapore di Beach City, ci abituiamo ai suoi odori, ai suoi rumori. In Adventure Time ci abituiamo alla casa albero, al regno di dolci botti, ma non c'è una così forte immersione. E sebbene ci siano personaggi come il re dei vampiri che sono bellissimi in tutto e per tutto, effettivamente Adventure Time, sebbene abbia personaggi molto approfonditi, ha anche personaggi estremamente superficiali qua e là. Insomma, Steven Universe ha scelto di avere relativamente pochi personaggi rispetto ad Adventure Time, ma li ha gestiti tutti perfettamente.
In Adventure Time i personaggi sono gestiti molto meglio, ma solo quelli principali. Che poi sono tantissimi quelli principali. Ma compaiono anche moltissimi personaggi che per essere approfonditi devono aspettare intere stagioni. Cannello quand'è che viene approfondito? Nella settima stagione? No, era la sesta. In più, per favore, togliete quella voce terrificante che ha fin quando canta. Vorrei tanto poterlo prendere sul serio, ma non ci riesco. E smettetela di censurare qualsiasi cosa. In Steven Universe ci hanno permesso di vedere la fusione o di vedere scene un po' più intime fra le gemme. In Adventure Time, no! In Adventure Time ogni cosa è censurata! E effettivamente tutti i lati più sessualmente espliciti non sono approfonditi, sono fatti principalmente così, per ridere. Insomma, vorrei dire che Adventure Time e Steven Universe sono entrambe serie estremamente valide. I punti forti di Adventure Time sono l'incredibile complicatezza di questo mondo perfettamente gestito e l'enorme quantità di significati e insegnamenti. Dall'altro lato abbiamo il difetto di una confusione terrificante, di un livello di facciamo gli innovativi, che effettivamente è un po' difficile da gestire per uno spettatore. Dall'altro lato abbiamo Steven Universe, che è una serie fatta perfettamente come andrebbe fatta una serie, che è geniale, potente, ma effettivamente non è nulla di più di una serie fatta molto bene. Non ha nulla di innovativo e sconvolgente, stravolgente come l'ha avuto Adventure Time. Diciamo che Steven Universe è semplicemente al passo coi tempi. In conclusione, effettivamente sarebbe un po' triste e scontato dire che sono belle tutte e due per motivi diversi, ma allo stesso modo sono belle. No, sarebbe scontato, però purtroppo è così. Sono entrambe serie particolarmente valide, estremamente ottime, consigliabili a chiunque, ma effettivamente non ce n'è una che valga di più. Nella maggior parte dei casi c'è. Ma stavolta come si può dire quale delle due valga di più? In ogni caso vi suggerisco di andarvi a vedere tutte e due le serie prima di parlarne, perché sì, non sono niente male.